Ciao amici, bentrovati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Sara e sono qui oggi con voi per parlarvi di un paio di calze. Prima di iniziare a mostrarvi le calze in questione, vi ricordo come sempre di aprire sotto l'info box dove potrete trovare tutti i link dei miei social dove appunto pubblico contenuti differenti da questo. Tengo a precisare che nei vari social i contenuti sono differenti, quindi non troverete mai il doppione di una cosa nell'altra, così come nella sezione abbonati qui di YouTube ci sono dei video destinati appunto a questo tipo di abbonati, sugli altri miei social, tra cui appunto quelli che vedete nell'info box sottoriportati, i contenuti sono completamente differenti. Se avete bisogno di domande, chiarimenti, potete contattarmi su Instagram dove mi trovate come Sara Franci Beauty, oppure potete scrivermi una mail all'indirizzo che vedete sotto. Detto questo, iniziamo subito con la recensione di un paio di calze. Queste calze mi sono state inviate da un mio follower, che ringrazio tantissimo, una persona squisita, una persona molto umana. Tengo a precisare anche una cosa di cui io sono estremamente orgogliosa e fiera. Con molti di voi si è instaurato un bellissimo rapporto e tanti di voi mi chiedono spesso notizie sul mio stato di salute, su come mi senta a seconda appunto delle giornate. Quindi vi ringrazio tantissimo, siete tutti super super gentili. Detto questo, iniziamo con la recensione di questo splendido paio di calze. Le calze sono del marchio Wolford e sono nella colorazione Honey, taglia media. Se non sbaglio, sono Satin Touch 20 denari shimmering, quindi hanno una sorta di sono quindi brillanti. Andiamo a vedere queste calze. Queste calze sono presenti nella taglia che parte dalla extra small sino ad arrivare ad una doppia XL, quindi ce n'è per tutti i gusti. Allora, io apro le calze insieme a voi. Prossimamente vi farò anche poi un video che mi è stato richiesto, dove vi mostro differenti paia di calze che vanno, diciamo, dei marchi più popolari e vi dico che cosa ne penso. In questo caso si tratta di calze, diciamo, di alto livello. Ok, vado ad aprire, il pack è perfetto. Questo colore miele, vediamo appunto come sta. Innanzitutto al tatto sono molto piacevoli. Cerchiamo di fare pochi danni, io faccio sempre tutto con voi in diretta. Ok, la calza è così. Allora, a occhio vi posso dire che sicuramente le calze hanno una super vestibilità. Io avrei potuto sicuramente comprare, farmi, cioè, scegliere come taglia una S, perché guardate voi cosa non sono di lunghezza. Quindi vestibilità super ampia. Punta rinforzata. Come potete vedere, ma la vedrete poi nel dettaglio, anzi ve la faccio vedere così. Tassello al cavallo. La punta è proprio lievemente rinforzata, vedete che qua cambia leggermente trava, ma niente di particolare, quindi diciamo non è un rinforzo massiccio. Elastico in vita bello spesso, marchietto Wolford. A me non mi resta quindi che andarle a provare e arrivare. Ed eccoci qua, cari amici, con questo splendido paio di calze del brand Wolford. Allora, io che cosa ho deciso di andare a indossare? Ero partita con l'intenzione di andare a indossare un abito da cerimonia,
Però un abito da cerimonia lo volevo indossare lungo con lo spacco, ma secondo me andava a perdersi la bellezza di queste calze. Allora, la calza è molto bella. Io mi si dove la faccio vedere da vicino. Guardate voi che meraviglia di calza. È leggermente satinata. Fa apparire come se le vostre gambe fossero abbronzate e aveste messo sopra un olio abbronzante. Ho deciso quindi di andarla a indossare con un tubino nero e appunto un paio di décolleté nere, in modo che voi possiate apprezzare al meglio la bellezza di questa calza. Allora, secondo me il tubino nero è assolutamente la morte di questa calza, così come appunto la scarpa nera che voi potete vedere. Hanno un'ottima vestibilità, quindi come già detto, avrei potuto tranquillamente scegliere una taglia S. Devo dire che vestono molto bene, sono super confortevoli. Pur essendo delle calze 20 denari, non le avvertite neanche, quindi non sembra neanche di averle addosso. E trovo assolutamente delizioso l'abbinamento con questo abito che, come potete vedere, è un taglio magari un pochino lontano anche lo sgabello, è scollato sulla schiena. La calza è super. In questo caso la calza si sente che è una calza di estrema qualità, una calza bella, una calza fatta molto bene, l'elastico in vita non si percepisce neanche, così come la cucitura sulla punta. Vedete, in questo caso non si nota proprio per niente. Se voi riuscite comunque sia a zoomare, so che siete capaci a farlo, noterete sicuramente che la cucitura non si vede proprio assolutamente. Secondo me questa calza è molto bella da andare ad indossarla proprio così, semplicemente perché è proprio il punto di forza dell'outfit, è in questo caso la calza. È una calza adattissima per le cerimonie, è una calza molto bella, vi fa la gamba soprattutto bella, quindi è una calza che mi sento di consigliarvi assolutamente. Ovviamente è una calza che va trattata un filino con riguardo, perché comunque sia pur essendo 20 denari, è una calza molto, molto delicata. E nulla, anche camminando non dà nessun tipo di fastidio, vedete? Molto molto bella, molto bella e ben rifinita soprattutto. È una calza rifinita molto molto bene. Guardate, vi faccio vedere che la cucitura proprio è del tutto inesistente. Quindi una calza super azzeccata, e secondo me è una calza che va proprio indossata. In questo caso, se uno vuol far risaltare la bellezza della calza, proprio va indossata così, senza diciamo. Se si vuole mettere in evidenza la calza, bisogna andare a optare per un look molto, molto minimal. Ecco, il vestito che avevo scelto io era un vestito molto bello, però era un vestito che non rendeva giustizia, secondo me, ad una calza così bella. Detto questo, spero di esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia. Ci vediamo presto con un nuovo video. Un bacio a tutti, alla prossima!